Il primo episodio inizia proprio alla grande, con Zero e i suoi amici che vengono scortati dal comando di polizia per spiegare cosa è successo. Così Calcare, chiuso in ufficio, comincia dal principio. Un giorno, dopo una discussione filosofica col suo amico secco, lui e il suo compare vanno in gelateria, non prima di strappare dei manifesti che recitano «No all'invasione, no alla sostituzione etnica, chiudere il centro d'accoglienza». Zero ci spiega che da circa un mese nella sua re Bibbia sono stati portati al centro di accoglienza gli immigrati provenienti dalla Libia, e questo ovviamente fa girare le ghiande a Inna. Per non rischiare problemi con l'algoritmo di YouTube, invece di usare quella parola li chiameremo semplicemente N. Comunque, tornando alla storia, mentre aspettano che esca il gusto cioccolato fondente, ascolto il talk show di Mauro Coccodrello, dove si parla della rissa che c'è stata a Torsta Ceppa tra gli N e coloro che vogliono che gli immigrati vengano lasciati in pace e degli 11 arresti fatti. Tra questi ci sta pure una conoscente di Zero, e questo preoccupa visto che tra una settimana dovrà presentarsi in quella trasmissione per parlare del suo nuovo progetto animato e non sa se parlare degli scontri accaduti oppure no. A una certa aggiunge pure Sara che, dopo che noi pubblico scopriamo che lei è dichiaratamente lesbica, comunica ai suoi amici che dopo tanti anni di fatica e sacrifici è entrata di ruolo e che dal prossimo anno scolastico potrà insegnare. E dopo un po' di autoironia sul fatto che strappare lungo i bordi è stata criticata per l'uso eccessivo del dialetto romano, i tre passano una tranquilla giornata a mangiare il gelato. Questo momento di pace permette a Zero Calcare di affrontare con più tranquillità l'appuntamento con gli autori del talk show, rappresentati come i leaker di Resident Evil, dove discutono su ciò che gli verrà domandato del programma. Lui vorrebbe pure trattare di ciò che è accaduto a Torsta Ceppa, ma allora affermano che non è il caso e che dovrebbe fare delle sedute di logopedia. Sta storia che tutti dicono che parla male lo manda in paranoia, però tornano a casa un'interessante discussione con l'armadillo che gli spiega che lui si sta focalizzando sul suo dialetto romano per non pensare al fatto di sentirsi meschino nell'ignorare i suoi amici che sono in galera a causa della rissa. Tuttavia, una sera, mentre passeggia con Secco, Zero rivede dopo 20 anni Cesare, un suo vecchio amico del liceo, domandandosi che fine avesse fatto dopo tutti questi anni. L'episodio comincia con un flashback dove Zero vendeva i suoi fumetti per acquistare gettoni per la sala giochi, allo scopo di poter completare quello che sembra Street Fighter, fino a quando non giunge Cesare, che prende prepotentemente il suo posto facendolo perdere. Tuttavia il bulletto gli chiede se può unirsi a lui per proseguire la partita, e da lì nasce l'amicizia fra Zero e Cesare, e da ricordare che poi giocano insieme a un omaggio plateale di Metal Slug. Tornando nel presente, un giorno, mentre fa la spesa, Calcare incontra Maddalena, la madre di origini sarde di Cesare, che nella testa del fumettista parla come Yoda, che gli chiede se può passare del tempo col figlio visto che è ritornato da poco in città, e si sente un po' spaesato, e così viene invitato a casa dalla signora per cena. Zero, non vedendolo da tanto tempo, non sa come comportarsi col vecchio amico o come cominciare la discussione, così chiede ai suoi amici se possono venire con lui alla cena, ma sarà impegnata col lavoro, mentre Secco non ha una minima voglia, anche perché in passato era geloso del rapporto di amicizia fra Zero e Cesare. Prima dell'appuntamento, Zero e Secco vanno nei pressi della metropolitana a staccare altri manifesti degli N che indicano la data dell'appuntamento di una manifestazione per far chiudere il centro d'accoglienza. Sospettando che possa esserci sotto una faida tra bande di spacciatori di droga e per ottenere più informazioni, si rivolgono a quella persona, una ragazza lemone che lavora in un ristorante, ma lei sa poco e nulla. Dopo una conversazione a telefono col produttore del film animazione in lavorazione, che lo esorta a non parlare alla trasmissione di Mauro Coccodrello su quello che è successo a Torsta Ceppa, Calcare va a casa di Cesare e lì va in palla perché non sa come rompere il ghiaccio. Tra lui che parla di cose assurde, Cesare che gli chiede amici e luoghi che non ci sono più nella città e per questo motivo si deprime. Soprattutto quando scopre che Sara, di cui aveva una cotta in gioventù, sta con una ragazza. Ma dalla conversazione veniamo a sapere che Cesare in tutti questi anni era finito in comunità a disintossicarsi. A quel punto Cesare chiede a Calcare se possono rivedersi, ma quest'ultimo dice che non lo sa, visto che è troppo occupato col lavoro. Da lì il fumettista si paragona a una balena spiaggiata, ovvero che se non c'è qualcuno che lo incita a fare cose rimane arenato nel suo lavoro. Più tardi, mentre torna a casa, vede altri manifesti degli N e decide di strapparli, ma viene beccato da alcuni membri del movimento che vogliono pestarlo. Tuttavia interviene Cesare per salvarlo, ma non come pensa Zero. Infatti anche il vecchio amico è uno degli N che dissuade i suoi nuovi amici a non menarlo perché non ne vale la pena. Ovviamente questo lascia in stucco sia noi che Zero. Come il precedente, anche questo episodio inizia con un flashback dove Zero racconta come in gioventù, grazie all'amicizia con Cesare, non aveva più paura di scontrarsi con tutti quelli che gli davano fastidio, sapendo di avere lui al suo fianco.
Dopodiché si torna al presente, dove il fumettista è ancora sconcertato per quello che era accaduto, ovvero che Cesare fa parte di quel movimento che vuole mandar via al centro gli immigrati. Il giorno dopo vede una folla di giornalisti fare domande sotto casa di Cesare, ora è diventato il portavoce del movimento, e quando si calmano le acque lui prova a parlarci dicendo che lo stanno sfruttando. Ma lui non vuole ascoltarlo, dicendo che sta facendo tutto questo perché lo Stato italiano, quando vede gli immigrati, cerca sempre di aiutarli, mentre quando si tratta del comune cittadino italiano no. Zero insiste finché non viene minacciato da Cesare che se non la smette di fargli la morale lo corca di botte. Andato via più dubbioso che mai, Calcare ha dei dubbi su se stesso. Se è giusto parlare di queste cose facendo la parte del maestrino che parla col senno di poi, oppure fischiandosene passare per un egoista. O come dice sua madre, una cacchina. Più tardi, mentre va a prendere l'ennesimo gelato con secco, incontra una loro amica Pterodattilo, che gli chiede di partecipare domani al municipio per protestare contro la mozione degli N e di svolgere il prossimo consiglio municipale davanti al centro d'accoglienza, in modo tale da riunire in un unico punto tutti gli N di Roma e spingere il comune a chiuderlo. Tra l'altro, questo consiglio straordinario si svolgerebbe lo stesso giorno in cui Zero dovrà partecipare alla trasmissione di Mauro Coccodrello. Dopodiché Calcare chiama Sara per chiedere se verrà al municipio il giorno dopo per protestare, ma non risponde al CEL. Tuttavia la vede in diretta TV che dice che sarebbe favorevole alla chiusura del centro, e per la seconda volta in questa serie sia noi che Zero rimaniamo basiti. E si inizia con un altro flashback. Passano gli anni e le strade di Cesare e Zero si separano, creandosi così dei gruppi. Un giorno però Cesare chiama al telefono Zero e gli chiede un prestito di soldi per pagare l'assicurazione dell'auto di sua madre. Il fumettista però ha dei dubbi perché pensa che gli sta raccontando solo cavolate, e questa situazione lo pone tra il martello e l'incudine. Se non gli presta dei soldi passa per un infame, se gli ripresta però il tipo li usa per altri motivi è un boccalone. Per fortuna che in suo aiuto giunge Sara, che gli consiglia di prestarglieli, perché anche se alla fine Cesare non li userà per il motivo per cui l'ha chiesto, avrà la coscienza pulita di aver fatto la cosa giusta. Così gli ripresta e, come sembrava ovvio, Cesare li usa per acquistare crack. Tornato nel presente, Calcare è ancora sconvolto per quello che Sara aveva detto in TV, anche perché l'ha sempre considerata il faro morale a cui poteva aggrapparsi quando si trova in situazioni molto complicate. Così decide di andarla a trovare per discutere con lei, affermando che così sta dando corda a quel movimento. Ma lei non è che non gliene frega, però sa che se non chiudono il centro d'accoglienza che si trova vicino alla scuola in cui lavorerà il prossimo anno, essa verrà chiusa perché i genitori non vogliono iscrivere i loro bambini sapendo che ci sono degli immigrati nelle vicinanze, e lei di conseguenza perderà il lavoro appena ottenuto, dopo tanti anni di fatica e sacrifici. Inoltre incolpa il protagonista dicendo che c'è sempre stato per lui quando era in difficoltà, ma che lui non ha fatto la stessa cosa quando era lei in difficoltà. Così, con un carico di sensi di colpa, Zero se ne va, prende secco con l'auto e vanno al municipio a protestare con la mozione. Tra un momento di pausa legata a come oggi devi essere politicamente corretto e la rappresentazione in animali delle fazioni che si dividono nel consiglio municipale, si passa alla votazione e purtroppo tale mozione viene accolta in maggioranza. A questo punto si passa al piano B da parte degli oppositori, ovvero passare alle maniere forti. Tornando all'episodio precedente, dopo la votazione, Zero è preoccupato per quello che succederà tra 5 giorni al prossimo consiglio municipale, con l'armadillo che gli consiglia di rasserenarsi e pensare sempre ai problemi odierni che quelli futuri. Da qui la critica alla società, dove si pensa sempre a quello che succederà il domani senza godersi oggi, cosa che mi ha bruciato l'adolescenza quando ero al liceo, dove io ogni volta andavo nel panico per quello che sarebbe accaduto in futuro senza godermi il presente. E così arriva il grande giorno, con Zero che deve giostrarsi fra il consiglio che si tenerà alle 14 e la partecipazione alla trasmissione di Coccodrello, che sta alle 16. Convinto che la cosa si risolverà pacificamente, calcola che entro le 3:30 tutto finirà e potrà prendere la macchina per raggiungere gli studi. Dopo aver preso secco, raggiunge la base dei ribelli, che comincia a pianificare una strategia difensiva, visto che di forze dell'ordine non ci sono traccia e che i Yenny non si trovano più al loro ritrovo. In un momento di attesa Zero gli viene l'abbiocco, ovvero quella fase in cui sei nervoso e agitato per ciò che sta per succedere, ma che lo manifesta attraverso sbadigli e momenti di narcolessia. Durante quel momento espone le sue paure a secco, che si sente in colpa per la condizione in cui si trova Cesare e non ha diritto di giudicarlo visto che a lui le cose sono andate bene. Ma Secco gli risponde affermando che ognuno ha i suoi problemi, ma non è un buon motivo per prendersela con chi sta peggio di loro. Così in quel momento tutto il mondo si è fermato e ha applaudito il discorso di Secco. 92 minuti di applausi! E dopo essersi preso coraggio, sapendo che se tra loro c'è pure una donna tagliera pronta a menare, allora c'è speranza per tutti, parte con i manifestanti per raggiungere il centro accoglienza, dove ad attendere ci sono pure i Yen. Ma della polizia nessuna traccia.
Nel frattempo, nella realtà, la polizia sta indagando su Arista e il motivo per cui le indagini stanno andando per le lunghe è che durante la baraonda uno è finito in ospedale, ovvero il figlio di un tipo molto rinomato a Roma, e se non si scopre il colpevole tutti coloro che sono stati coinvolti rischiano la galera. Siamo giunti alla resa dei conti fra Iene e i manifestanti e tutto parte da un bombone lanciato dal Secco Scuro, che sembra uguale a Secco, con la differenza che lui dice andiamo più affrullato. E così parte la rissa con il sottofondo di Sa perché ti amo dei ricchi e poveri, ovviamente usata in modo molto ironico. Ovviamente Zero cerca di evitare di prendere le botte, ma rimane di sasso quando vede Ludovico, il ragazzo d'un cerco a cui dà ripetizioni, e distraendosi si becca una pigna in faccia. E mentre Zero assume la posizione dell'armadillo per difendersi, interviene Sara, che col megafono spiega alle due fazioni che era tutto un inganno dei giornalisti affinché potessero creare altre false notizie e speculare sulla vicenda. A quel punto giunge la polizia a sedare la rissa, e nel mentre una donna delle pulizie che lavora da 30 anni nella scuola spiega che non è vero che i genitori non vogliono mandare i figli là per la presenza di immigrati nel centro di accoglienza, ma perché da diversi anni la scuola non ha fondi e quindi la struttura cade a pezzi, i bagni sono tutti scassati, non c'è manco il riscaldamento e l'unico autobus di linea che si ferma nei pressi del complesso non passa più. Ovviamente gli N non le credono, eccetto Cesare che spiega che il motivo per cui sta protestando è perché ce l'ha con lo Stato che non aiuta mai gli italiani ma solo gli stranieri. Gli altri N non vogliono mettersi a parlare e cercano di far smettere Cesare che però mena uno di loro e così parte una rissa tra di loro. Vedendolo nei guai, Zero e i suoi amici provano a fermarli, ma la polizia li mette in un angolo impedendogli di intervenire. Dopodiché la polizia scorta alcuni al comando e altri vengono portati in ambulanza, tra cui quello rimasto gravemente ferito nella sommossa che si scopre essere uno degli N. In attesa, Zero parla con una che parla perfettamente italiano, visto che già è venuta la prima volta in lontano 2012, quando sta un po' da Potenza. Che poi dico lontano 2012, manca di che è all'età della pietra, dove molti di noi andavano nel panico a causa di tutte quelle cose del calendario Maya. Tornando al presente si scopre che il tipo finito in ospedale era proprio il ragazzo Lucertola e che per tutto questo tempo Zero ha parlato con l'armadillo per prepararsi il discorso che avrebbe detto a quelli da Digos. Quando però entrano gli dicono che se ne può andare lasciandolo perplesso. Ad attenderlo all'uscita ci sono Sara, Secco e l'amica Pterodattilo e viene a sapere che ormai sono tutti usciti, tranne Cesare. Pulciando alcuni video fatti da Sara si scopre che è stato proprio Cesare a menare il ragazzo Lucertola, ma per evitare gli altri guai decidono di cancellarlo. Il tutto si conclude con un'analogia del protagonista, ovvero la città è come la fossa delle Marianne, così grande e profonda dove è difficile viverci, ma sono due le soluzioni, o segui la corrente e trovi la forza di continuare a nuotare come fanno Zero e i suoi amici, oppure affondi nelle profondità più oscure e non ne esci più, come purtroppo succede a Cesare. No, aspettate, c'è dell'altro. Visti i casini della rissa, Zero non è potuto andare da Coccodrello e viene sostituito per quel giorno da un anziano leporino che fa le canzoni di Battisti scorreggiando. Inoltre dice i complimenti dalla madre per aver intonato tali canzoni, lasciandolo proprio di cacca, ribadendo il contesto. Fine! Ma il video non finisce qui, visto che devo esporre senza troppi giri di parole cosa penso di questo secondo lavoro animato di Zero Calcare. Perché io non sono un grande recensore come quelli che trovate su internet oppure come Victor Laszlo 88. Che dire, siamo su un altro livello rispetto a strappare lungo i bordi, anche perché la serie del 2021 è servita per sondare il campo e testare le storie e reparto animazione. Questo mondo non mi renderà cattivo, sfrutta benissimo le armi a disposizione del fumettista romano, visto che abbiamo un'animazione molto più dettagliata e profonda e una storia molto più orizzontale, saltellando qualche volta nei flashback del protagonista solo per ricollegare il tutto. Stavolta le tematiche sono molto più politiche, ma ovviamente del politicamente corretto se ne sbatte e fa di testa sua. E quando un autore fa di testa sua, l'80% ne fa uscire un capolavoro. Ottimo anche il doppiaggio, dove stavolta Zero dà la voce ai personaggi solo nei flashback, mentre in realtà ognuno ha la propria voce. E anche il minutaggio è molto alto, perché se strappare lungo i bordi dura senza titoli, teste di coda almeno 1 ora e 40 minuti, quindi pare un film d'animazione, questa serie dura ben 2 ore e mezza, ma la storia è bella. E grazie alla sua orizzontalità, ai suoi momenti crudi alternati a momenti esilaranti, sempre grazie all'intervento dell'armadillo e alle continue rotture della quarta parete di Calcare, ti tiene sempre sul pezzo e non ti annoia nemmeno per un solo istante. È ancora presto per dirlo, ma secondo me siamo di fronte alla miglior serie animata di quest'anno. Spero che questo mio riassunto più analisi vi sia piaciuto e ci aggiorniamo con nuovi interessanti video. Ciao! A volte ritornano!